Io vi parlo di crowdfunding e in realtà sostituisco male, per cui vi chiedo scusa, Chiara Spinelli, con cui però ho scritto, ho fatto questo lavoro, abbiamo fatto questo libro insieme che è appena uscito. È una grande soddisfazione perché è stato un lavoro che ci ha impegnato parecchio, perché a differenza dei primi lavori, perché è un tema assolutamente nuovo, dei primi lavori che sono usciti negli ultimi anni, qui abbiamo voluto fare un lavoro opposto, cioè tutta la manualistica che è disponibile racconta le regole del crowdfunding, come farlo. Noi abbiamo fatto il contrario, siamo andati a sentire le storie, tante storie, siamo tre autrici, io da solo ho intervistato 60 progettisti di progetti di crowdfunding e da lì abbiamo cercato di ricostruire cosa è successo veramente. Adesso vi dico prima cos'è il crowdfunding perché altrimenti magari parlo senza aver neanche definito di che cosa sto parlando, poi vi racconto cosa è uscito dalle storie. Prima di parlare di crowdfunding, un piccolo cappello. Il crowdfunding rientra in pratiche molto più ampie che si etichettano oggi sotto il nome un po' ampio, sotto questo cappello ampio di sharing economy, che è un modello complementare a quelli oggi esistenti che permette uno scambio tra pari, scambio economico da cui nascono nuove risorse, nuove progettualità. Il crowdfunding è un pezzetto di questo mondo molto più ampio che include tantissime pratiche diverse che sono caratterizzate dall'essere collaborative e di condivisione, sono i due modelli principali. La definizione ufficiale di crowdfunding è l'accumulo di piccoli investimenti in singoli progetti da parte di un gran numero di individui, la folla, tramite con l'aiuto di internet e dei social network. Quindi tante persone che si mettono insieme per finanziare e sostenere un progetto. La definizione che però mi piace di più è questa, per cui devo dare i credits a mio figlio, perché me l'ha fatta vedere lui. È un episodio di Topolino di un paio d'anni fa che spiega meglio di qualsiasi definizione ufficiale cos'è il crowdfunding, motivo per cui credo che andando a intervistare i bambini dai 7 ai 10 anni ci sanno spiegare benissimo cos'è il crowdfunding, mentre dai 10 anni in su abbiamo qualche difficoltà in più. E c'è questo episodio che è molto carino, in cui qui qua spiegano cos'è il crowdfunding e lo fanno veramente in modo molto efficace, come solo Topolino sa fare. Elementi costitutivi. Già dalla parola ci sono i due elementi. Due dei tre elementi centrali, crowd e funding. Crowd, folla. A me il termine folla non piace, sinceramente, però ce lo teniamo perché quello è, con quello ci capiamo. Non mi piace perché? Perché dà l'idea di tante persone ammassate, senza legami tra loro, e soprattutto perché evoca tutta una letteratura che è partita già dall'inizio del 1900 sull'uomo della folla, sull'idea di queste persone senza autonomia decisionale che seguono spesso un leader. Invece nel crowdfunding e in tutti i fenomeni di sharing economy di rete, quello che vediamo non è folla inteso in quel senso, ma sono reti. Sono reti di persone che si uniscono con legami forti o legami deboli per portare avanti delle progettualità. E quello che conta è il legame che c'è fra loro, non la quantità, non l'essere tanti e anonimi, ma l'essere anche pochi, ma con reti che muovono delle nuove progettualità. Poi c'è, secondo me, secondo aspetto internet. Spesso si dice il crowdfunding è colletta. No, e no per due motivi, che transitano tutti da lì, dalla rete. Nella colletta, tipicamente, io conosco soltanto la persona a cui sto dando i soldi se la conosco, primo. E secondo, una volta che ho dato i miei soldi, se uscita da qui dovessi trovare un banchetto, per esempio, di qualcuno che mi chiede dei finanziamenti per lasciargli, per avviare anche un progetto, io poi non ne saprei più nulla. Invece con internet cosa succede? Che le reti che si costituiscono prima del lancio del progetto poi continuano a vivere dopo. E questo fa la differenza. E questo è un salto qualitativo, che non si può sottovalutare nel passaggio da colletta a crowdfunding. Poi c'è il fundraising, soldi, su cui si punta tutta la comunicazione rispetto al crowdfunding, ma che secondo me è l'aspetto meno interessante di tutti. E poi ve lo spiegherò guardando ai progetti, alle interviste e a quello che mi è stato raccontato. È fondamentale, l'ho messo tra gli elementi costitutivi, però non bisogna partire da lì. Bisogna
Perché se si punta solo su quello e si guarda solo a quello, il progetto non va in porto e soprattutto raggiunge solo quel risultato, mentre un progetto di crowdfunding vero può raggiungere tanti altri risultati e ha senso solo se lo fa. Altrimenti forse altri canali sono più efficaci, anche in Italia. Velocemente, i vari tipi di crowdfunding sotto questa etichetta rientrano pratiche molto diverse fra loro. Quello che forse conosciamo di più, perché i mass media ne parlano, è reward based, cioè il crowdfunding basato su ricompense. Come funziona? Se io voglio lanciare un nuovo progetto, voglio inventare un nuovo telecomando che mi legge nel pensiero e capisce quando voglio cambiare slide senza dover schiacciare il pulsante, io lo racconto spesso con un video su una piattaforma online di crowdfunding reward based, le persone che ritengono che questo progetto abbia un senso mi finanziano e poi una volta che io ho realizzato il telecomando, quelle persone che mi hanno finanziato avranno come ricompensa il telecomando oppure altro, una maglietta con l'immagine del telecomando del progetto, un cappellino. Spesso i progettisti inseriscono anche inviti a cena col progettista o caffè col progettista. Ci sono forme spesso anche molto creative, queste sono le più banali. Poi c'è il donation based, che parte più dai progetti sociali e è una nuova modalità per finanziare progetti di tipo sociale. Il donation based è partito senza ricompense. L'idea era quella della gratuità della donazione. Da tutte le ricerche che stiamo facendo, anche i progetti sociali hanno più successo quando prevedono una ricompensa. Funziona meglio il meccanismo della reciprocità rispetto a quello della donazione pura. E questo ormai tutte le ricerche lo dimostrano. Poi ovviamente in un donation based, se si parla di progetti sociali, la ricompensa può essere anche simbolica, non necessariamente materiale. Però l'idea del partecipare, dell'avere un qualcosa in cambio, si sta diffondendo molto anche nei progetti sociali. Abbiamo poi l'equity based, di cui si parla tanto perché l'Italia ha avuto prima, tra tante altre, una regolamentazione in cui le persone danno dei finanziamenti per acquistare delle quote di una società, in particolare di una startup innovativa, perché in Italia funziona solo per le startup innovative, ed è regolamentato da Consob, è una cosa un po' seria rispetto alle altre due forme. E infine c'è il lending based, che tutta la letteratura riconduce al crowdfunding, secondo me non lo è. L'ho messo lì giusto per rispetto, per tutta la letteratura, non volevo fare proprio quella che va, però secondo me non lo è, perlomeno non lo è come oggi in Italia. Il lending base è prestiti tra privati. Se io voglio comprarmi un motorino e la banca non mi dà il prestito, posso andare su una piattaforma di prestiti tra privati, chiedere un prestito a tutti voi che su quella piattaforma, per esempio, prestate del denaro. Cosa succede però per i modelli come sono implementati oggi in Italia? In altre piattaforme all'estero è diverso. Io che presto i soldi, metto i soldi sulla piattaforma, ma non so a chi andranno i miei soldi. Questo le piattaforme lo fanno per differenziare e ridurre il rischio, perché se io presto 1000 euro e li presto tutti a un progettista, se poi quel progettista non me li restituisce, io ovviamente ho un rischio molto più alto, piuttosto che prendere i miei 1000 euro, segmentarli in pacchetti da 50 euro, prestare i miei 50 euro segmentati a tanti progetti e quindi il rischio si abbassa. Però io non sto scegliendo a chi dare i miei soldi, per cui secondo me, per la logica partecipativa, che è l'elemento essenziale del crowdfunding, quello non è crowdfunding, per come è pensato oggi. Come siamo in Italia? In Italia abbiamo un'offerta molto forte di piattaforme. L'ultima, io e Daniela Castrataro facciamo una mappatura ogni 6 mesi circa, l'ultima mappatura l'abbiamo fatta a maggio e c'erano 41 piattaforme attive e 13 in fase di lancio, di quelle gran parte oggi sono operative, per cui abbiamo più di 50 piattaforme, un'esagerazione se guardiamo al mercato del crowdfunding oggi in Italia e soprattutto un elemento che complica il crowdfunding per chi deve progettare dei progetti oppure vuole finanziarli, perché c'è una tale differenziazione che diventa difficile, per esempio, per il progettista capire su che piattaforma presentare un progetto.
Considerato che queste sono le piattaforme italiane, poi molte piattaforme straniere ospitano progetti di crowdfunding anche di italiani, per cui la scelta è tra le 50 piattaforme italiane più tutte quelle che ci sono all'estero. E quindi questo complica veramente le cose, soprattutto a fronte del fatto che di quelle 50 piattaforme che vanno veramente bene ce ne sono poche. Questo è l'andamento delle piattaforme nel corso del tempo. La cosa carina che mi piace sempre sottolineare è che noi abbiamo avuto la prima piattaforma di crowdfunding nel 2005, quando non c'era ancora Facebook. E questa è una cosa veramente eccezionale, perché Angelo Rindone, che ha creato Produzione dal Basso, si è immaginato il crowdfunding in un momento in cui non solo non c'era la parola, ma non c'erano neanche i social network attraverso cui farlo transitare. È stato veramente un visionario che ha portato avanti un modello in un momento in cui a nessuno veniva in mente, anni luce prima di Kickstarter. Questa è la distribuzione, ma vado veloce, perché delle piattaforme italiane, in base ai vari modelli, questo vi dice il valore del mercato a maggio 2014. In Italia siamo ancora piccolini, però si può leggere in positivo, ci sono tanti margini di crescita rispetto all'estero. E di certo il mercato comunque sta crescendo. In Italia la maggior parte dei progetti sono sociali, il 63%, il nostro crowdfunding è prevalentemente crowdfunding sociale, mentre all'estero, se pensiamo a Kickstarter, che è il più noto, prevalgono le start-up, l'innovazione, quello che vedrete qui fuori passeggiando per la Maker Fair. Da noi invece i progetti imprenditoriali sono solo il 14% del totale. La cosa interessante è che abbiamo progetti imprenditoriali non solo di start-up che lanciano prodotti innovativi da zero, quando pensiamo al reward, ma abbiamo anche aziende tradizionali che si stanno reinventando attraverso il crowdfunding e stanno lanciando dei progetti per immaginarsi in un modo diverso e rilanciarsi nel mercato in un modo diverso. Oh, pochi minuti, sì. 5, ho perso il conto del tempo. Ho il timer. Ho finito il tempo. Allora, vado velocissimo, volevo raccontarvi i progetti, praticamente non ce la faccio. Velocemente quello che ho visto e abbiamo visto facendo tutte queste interviste ai progettisti. Beh, la regola generale qual è? Che non ci sono regole. Noi abbiamo visto tutte le regole che si trovano sui manuali, per esempio una regola base è se il progetto di crowdfunding non raccoglie almeno il 30% nella prima settimana, dicono tutti i manuali super seri di crowdfunding, il progetto non andrà in porto. Beh, il progetto italiano che ha raccolto più finanziamenti è stato fermo per un sacco di tempo prima di partire, poi quando è partito è decollato e ha raccolto quasi 200.000 euro. Però all'inizio, prima di partire, non andava. Questo cosa ci dice? Ci dice che alla fine non ci sono regole universali, ma bisogna ricostruire dei modelli, che è quello che abbiamo tentato faticosamente di fare. I modelli li abbiamo fatti creando degli assi e vedendo come si distribuiscono i progetti. I progetti si distribuiscono tra quelli che partono prevalentemente dalla persona, ci sono progettisti che raccontano se stessi prima ancora del progetto che stanno raccontando e progetti che invece puntano di più sull'idea. Poi due aspetti ci sono sempre, ma ci sono delle accentuazioni più in un senso più nell'altro. Poi ci sono progetti che partono da comunità che ci sono già, che sono forti, che sono già radicate e sollecitano quella comunità che c'è già. Altri invece che vanno o a inserirsi in comunità di cui loro non erano parte, ma che grazie al progetto intercettano, oppure a costruire nuove comunità. Quando si vuole costruire una nuova comunità, per esempio, i tempi del progetto devono essere più lunghi, necessariamente. Con una comunità già forte, già attiva, allora è tutto più veloce, si può pensare a un progetto anche più breve. L'ultimo asse è quello dell'ancoraggio. Ci sono progetti iperlocali. E allora, per esempio, non ha senso andare su Kickstarter. Ci sono progetti che partono locali ma vogliono raggiungere un'audience più ampia, internazionale, e allora lì può aver senso la piattaforma internazionale. E la piattaforma può essere un lancio per catturare clienti che sono dall'altra parte del mondo. Qui faccio scorrere nei 42 secondi che mi restano velocemente un po' di storie e un po' di testimonianze che abbiamo raccolto rispetto a questi diversi assi.
Ma poi abbiamo il tavolo di lavoro oggi pomeriggio, per cui chi si ferma oggi pomeriggio avremo tempo di raccontarcele in abbondanza. Ultima cosa, i risultati. Quando ho fatto le interviste, tutti partono dai soldi e tutti arrivano da un'altra parte. Tutti i progettisti che ho intervistato, quando chiedevo che risultati ho ottenuto, mi raccontavano tutto tranne che ho raccolto dei soldi. Hanno trovato nuovi clienti, hanno raccolto nuove idee, hanno trovato collaboratori, hanno riposizionato il loro brand. Sono più motivati. Tantissimi mi dicevano, una volta che ho raccolto l'entusiasmo di così tante persone, beh, poi dovevo farlo veramente quel progetto lì. La motivazione del promotore del progetto è stato un elemento fondamentale. Motivazione, collaborazione, lancio di nuove idee che poi generano nuove progettualità. Una volta finita la campagna, il lavoro inizia. Tutti si fermano e dicono: il crowdfunding è successo quando raggiunge il finanziamento. Beh, no, lì inizia il lavoro. E lì inizia il lavoro e lì inizia la parte più bella del crowdfunding, perché quella comunità che ha finanziato non scompare. Diventa veramente una comunità di riferimento attraverso cui portare avanti il progetto, nel bene e nel male, perché poi se si sbaglia bisogna render conto a quella comunità e bisogna essere capaci di farlo e di farlo nel modo giusto. Bisogna dare le ricompense laddove sono state promesse, bisogna continuare a condividere in trasparenza tutto quello che si sta facendo, perché la comunità se lo aspetta. Scusate per i pochi, dai, pochi secondi di ritardo. No, non ti preoccupare. Un tweet di speranza ai ragazzi, ai makers, ai giovani e a chi sta scommettendo. L'abbiamo chiesto a tutti, lo so, è sorpresa, non c'eri. Accidenti! Un tweet, ta, vai. Sono incapace! Puoi farlo anche più lungo, dai. Più Dai. lungo? Allora, crowdfunding. No, non mi viene. Aspetta, dai, È no, partita tutta bene, però. visto? Era tutta gasata e invece poi alla Poi mi fine, boom, blocchi sugli piantata su slogan, non sono capace. un tweet. Comunque, l'idea del crowdfunding è nella comunità, non nel funding. Quindi Hai visto? dimenticate il funding, pensate alla Pensate alla crowd. comunità. Hai visto? Hai visto? Ci sei arrivata?